Allora, siamo qui con il biologo marino Filippo Fretini. Perché? Perché da qualche giorno sulla spiaggia si stanno trovando questi strani dischetti. Cosa possono essere? Allora, innanzitutto voglio dire che grazie al progetto europeo Clean Sea Life sono venuto appunto alla conoscenza di questi dischetti misteriosi che da qualche giorno sono presenti lungo le coste del Tirreno. Cosa possono essere? Diciamo che inizialmente un po' tutti quando li vedono li associano alle cialde del caffè e quindi potrebbero essere dei tappi, sembrerebbero. In realtà poi oggetti molto simili a questi si trovano all'interno dei depuratori per le acque reflue e quindi è molto probabile che provengano da lì. Sono dei dischetti circolari con un diametro di circa 4,5 cm. E su questi dischetti praticamente si viene a formare un biofilm di batteri che aiuta a purificare le acque, un po' come per chi ha un acquario quei piccoli cannolicchi che si mettono all'interno del filtro degli acquari. Senti, ma perché la cosa è un po' sconvolgente? Perché se ne stanno trovando tantissimi. Sì, se ne stanno trovando tantissimi e grazie alle segnalazioni delle persone si è visto che sono presenti in Campania, dalla Campania al Lazio alla Toscana, al sud della Toscana fino all'Argentario, alla spiaggia della Feniglia. E qui ieri, facendo una passeggiata qui sul litorale di Ostia, su 900 metri ne ho raccolti circa 156, quindi insomma sono molti e possono creare anche diversi problemi. Quali possono essere i problemi? Allora, innanzitutto, essendo plastica che immettiamo in un ambiente che non dovrebbe contenerla, è già di per sé è una forma di inquinamento. Poi sappiamo che il mare ormai è saturo di plastica, è pieno, sia ai fondali sia in superficie, ormai si parla di queste isole, di grandi aggregati di plastica, li ritroviamo ovviamente sulla battigia e quindi ormai per anni abbiamo considerato un po' il mare come una sorta di tappeto sotto al quale nascondere la polvere, ormai ovviamente non possiamo più permettercelo. I danni possono essere tanti, ormai si parla anche delle microplastiche, ovvero di tutti quei frammenti di plastica microscopici che non riusciamo a vedere ma che sono pericolosissimi. Per esempio queste microplastiche ormai sono entrate a far parte delle reti trofiche e noi che siamo dei super predatori ce li ritroviamo anche nel piatto a tavola. Facendo un esempio molto semplice, esistono degli organismi filtratori in mare che quindi si nutrono filtrando l'acqua di mare, prendendo tutti i nutrienti, come per esempio le cozze. E le cozze non riescono a discriminare questi micro pezzetti di plastica, quindi li assorbono all'interno dei loro tessuti. Quando poi arriva un predatore, come per esempio un'orata, che riesce a mangiare le cozze, a rompere le valve, si mangia più cozze e quindi accumula al suo interno molta plastica. Noi andandoci a mangiare poi le orate ci andiamo a mangiare una sorta di pesce di plastica e quindi questo può essere un problema. Un problema che potrebbe essere legato per esempio a questi dischetti è il fatto che loro magari, abbiamo detto che probabilmente si trovano all'interno di questi depuratori delle acque reflue e vengono colonizzati dai batteri, ma la loro funzione potrebbero svolgerla anche fuori da questi impianti, quindi nel mare, quindi potrebbero essere colonizzati da alghe o larve di organismi di animali marini, poi possono essere trasportati per chilometri e chilometri di distanza grazie alle correnti e possono arrivare magari in ambienti dove queste specie non erano presenti e quindi creare dei danni ambientali e ecologici molto gravi. Senti Filippo, ma noi come possiamo intervenire quando vediamo questo? Allora, possiamo sia raccoglierli, ma soprattutto la cosa importante è segnalarli a queste associazioni come Clean Sea Life, perché loro stanno mappando proprio le coste del Tirreno per capire quanti se ne trovano e è molto importante anche la data per fare una ricostruzione temporale dell'accaduto, per cercare di capire come sono arrivati questi dischetti sulle spiagge. Tra l'altro ci sono anche altri filtri, vero Filippo? Sì, questi sono altri dischetti più piccolini, di dimensioni inferiori, e anche questi ci hanno fatto capire che probabilmente non si trattava appunto delle cialde di caffè, perché anche questi sono presenti all'interno dei depuratori delle acque reflue.
per conoscere, diciamo, gli sviluppi di questa vicenda, vi consiglio di seguire appunto Clean Sea Life sui vari social, su Facebook, su Instagram, e loro sicuramente danno aggiornamenti continui su,